Scusami, amore, se sono venuta senza avvertirti prima, ma dovevo proprio vederti. Sono preoccupata per quello che ha detto tuo padre a proposito del bambino. Non siamo riusciti a risolvere niente. Dipende tutto dalle decisioni di Alfieri. Ma com'è possibile che quell'individuo possa decidere il futuro del tuo bambino? È così. Non desidero parlarne ora. Sto troppo male, lo capisci, vero? Certo che ti comprendo. E anche molto bene, amore. Ascolta, Elisa, così, cambiando discorso, io vorrei rimproverarti una cosa. A me? Tu a me? Dimmi pure tutto, Ferruccio. Sai, parlando con la mia ragazza, ho scoperto che tu ce l'hai con lei. Lei dice che l'hai trattata male, con cattiveria. A casa, inoltre, l'hai anche chiamata serva. E io non so, non capisco. Credevo che foste, non dico amiche, ma trattarla così. No, credimi. Guarda che io non ho trattato male Agnese, tantomeno le ho dato della serva, ti assicuro. Ma allora, scusami, per quale motivo è così arrabbiata con te? Ti giuro che non ne ho idea. Forse hai interpretato male le mie parole. Io non sarei mai capace di fare una cosa simile, soprattutto con lei, che mi è così simpatica. Però mi rattrista quello che mi hai raccontato. Non vorrei che lei si sentisse a disagio con me. D'accordo. Allora vedi tu cosa puoi fare. Cerca di chiarirti con lei. Non sto scherzando. Ti assicuro che lei ci sta davvero male. Bene, ora vi lascio soli. Avrete tante cose di cui parlare. Sì, stai tranquillo. Parlerò di sicuro con Agnese. Così chiariremo tutto. Non voglio assolutamente che stia male per causa mia. Enrico, non so se ti hanno già raccontato quello che è successo. Ascoltami, tesoro. Hanno scoperto che il padre di Marina non è che un volgare farabutto. Ha rubato tantissimo denaro pubblico e pertanto lo hanno costretto a dare le dimissioni. Sì, sì, va bene, non preoccuparti. Io credo di capirti. So che sei molto nervoso e hai tanti problemi. Addio. Voglio solo che tu sappia che io sono qui con te, che ti sono sempre vicina, perché io non sono cambiata, Enrico, e tu sai che puoi fidarti di me. Grazie, io lo so. Io lo so, con tutti i miei sbagli, nonostante quelli, tu mi hai dimostrato più amore di Marina. Sarà dunque con te la mia vita. Sì, sento che è giunto il momento di sposarci, Elisa. Sei addormentato, vero? Sono passata dal medico e ne ho approfittato per portartelo un momento. Dimmi, Erika, cosa le hai dato? È malato? Ha la febbre? No, solo delle coliche. Però il medico ha detto che è normale. Tu lo sai, il cambio di latte, la frutta, il caldo. Sai cosa c'è? Non avrei mai immaginato cosa significasse avere un figlio. Sentire questo corpicino morbido accanto a me. È una sensazione così insolita. Sapere che esiste un essere che è parte di te. Provo un grande senso di vuoto e di impotenza quando penso che me lo porteranno via. Io so che andrà a vivere lontano da me, ma non so se e quando potrò rivederlo. Che cosa vuoi che faccia, Enrico? Per te questo è un duro colpo, io lo capisco. Però adesso devo seguire mio marito e non lascerò qui mio figlio. Devi fartene una ragione. Accettarlo. Purtroppo non c'è alternativa. Io non accetterò mai che mi separino da lui. Abbi cura di te. Se posso, domani sera te lo riporto.
Mio figlio. L'unica cosa che ho nella vita. La sola ragione per cui valga la pena di lottare. Di andare avanti. Non posso perderlo. Non è giusto. Sento un vuoto immenso quando penso che me lo porteranno via. Un dolore lacerante. È tutto per colpa tua, Marina Contrevi. Per causa tua la mia vita si sta spegnendo.